Buongiorno a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio di Monia Montechiarini, che è nostra ospite, dal titolo Streghe, eretici e benandanti del Friuli Venezia Giulia, processi, rituali e tradizioni di una terra magica, pubblicato da pochissimo da Intermedie Edizioni, 300 pagine per soli €14,90, quindi una spesa che vale assolutamente l'acquisto, e io, come mia abitudine, non rubo altro tempo alla mia gradita ospite, a cui cedo subito la parola perché ci parli di questo libro. Grazie, ciao Monia, a te. Ciao Maurizio, grazie mille per questa bella opportunità. Finalmente riusciamo a rivederci dopo tanto tempo. Il nostro ultimo incontro è stato proprio al Festival del Medioevo a Gubbio, con cui collaboro, insomma, da tempo, di cui sono stata ospite in qualche edizione fa. E ringrazio anche ovviamente tutti i soci di Italia Medievale e tutto il pubblico che sta assistendo a questa nostra intervista. E come preannunciato benissimo da te, ecco finalmente il nuovo testo per Intermedia Edizioni che è frutto questa volta di ricerche nel panorama italiano. Specifico questo perché io sono già stata autrice di Stregoneria Crimine Femminile con Vincenzo Valentini, la casa editrice edizione Penne e Papiri. E lì era quel lavoro, quel primo saggio storico che è stato tra i cinque finalisti del Premio Italia Medievale 2 anni fa, era proprio il frutto delle ricerche condotte a livello internazionale. Questa volta inauguro una collana che vuole svelare fondamentalmente i segreti nascosti negli archivi delle varie regioni. Ovviamente, quindi preciso, sono sempre storie vere, ben documentate, che estrapolo dai verbali processuali che fortunatamente riesco ad interpretare non solo dal punto di vista giuridico legale, ma dal punto di vista sociale, perché la mia formazione professionale, appunto, prima di essere un neuroprogettista e scrittrice, è quella di essere una giurista, quindi essere specializzata in diritto penale, ricostruzione delle scene del crimine e dei vari profili criminali. Questa mia vocazione, possiamo effettivamente chiamarla così, la applico adesso ai casi del passato, perché ovviamente, come ben fa Italia Medievale, è fondamentale ricostruire in modo oggettivo quello che è avvenuto nella nostra storia. E ecco quindi inaugurare questa collana nazionale con Intermedia Edizioni, che vedrà un contributo da parte mia per ogni regione. Ho scelto il Friuli Venezia Giulia proprio perché non solo è la mia terra natia, sebbene sia cresciuta in giro per l'Europa, ma è la terra anche che mi ha riaccolta ormai da 13 anni. E è una terra effettivamente magica, dove viene spontaneo restare affascinati non solo da quello che troviamo scritto nelle carte, ma da quello che si nasconde dietro alle carte, perché per deformazione professionale ormai io indago su quelli che sono i motivi che spingevano le persone ad accusare delle altre persone, in questo caso sia donne che uomini, di essere degli eretici, quindi nella fattispecie specifica di essere delle streghe o dei benandanti anche. E il Friuli Venezia Giulia quindi racchiude una serie veramente vasta di storie che ho raccolto facendo dovendo fare una cernita purtroppo, perché originariamente il libro era venuto di più di 1.000 pagine. In questo momento storico, insomma, era un manualone e abbiamo optato ovviamente per una soluzione più agevole, più semplice per venire anche incontro ai lettori. Quindi ho scelto fondamentalmente di lavorare su circa 400 casi che ho comunque messo in evidenza all'interno di questo saggio. E si chiama appunto Streghe, eretici e benandanti del Friuli Venezia Giulia,
e va ad incentrare l'attenzione su quelli che sono i processi, i rituali e le tradizioni che queste persone portavano avanti. Il Friuli Venezia Giulia è una terra di confine, molto spesso, ma più che terra di confine io l'amo chiamare terra che ingloba culture diverse, perché sappiamo, ci sono stati i Longobardi, prima ancora i popoli celtici, e hanno lasciato tutti delle tracce importanti, anche nel mondo delle pratiche che venivano riversate all'interno di quella che era, ad esempio, la medicina popolare. Medicina popolare che all'interno dei verbali processuali che partono dal Medioevo e che arrivano fino al tardo 1600, riconvergono attraverso le parole delle persone che fanno parte dei processi, quindi le parti processuali. Fondamentalmente sono donne, abbiamo detto, ma ci sono anche degli uomini. Il libro racconta la storia di varie aree del Friuli Venezia Giulia, quindi non tocca un specifico posto, sempre poste in chiave di confronto tra loro e soprattutto in chiave di confronto ovviamente anche con la Scozia o con le altre terre ammiccare dove spesso, sai, sono ubicata per motivo di ricerca per i miei lavori, quindi. Ovviamente va detto che questa volta è un testo in cui c'è una vasta, a corredo delle storie, ci sono molte immagini tra cui ad esempio, e di questo ringrazio la Biblioteca del Seminario Diocesano di Pordenone e la diocesi che mi ha concesso questa possibilità, una Bibbia sacra della fine del 1500. Con delle immagini censurate e c'è una bellissima scansione che mette in evidenza questi avvenimenti. Esiste anche uno spazio dedicato a quella che era Valvasone, perché per me è fondamentale dare sempre il contesto ai lettori, in quanto è fondamentale ricostruire, capire la veridicità di quello che effettivamente erano quelle che erano le accuse processuali e i fatti, andando a fare delle indagini sui luoghi, e queste indagini vanno comunque contestualizzate per il lettore affinché capisca, e quando torna sui luoghi, una volta che ha conosciuto queste storie, li vive e li vede anche dal punto di vista turistico in modo diverso, restandone affascinato ancora di più. Dicevo, esiste questo bellissimo affresco nella chiesa di San Lorenzo, vicino Valvasone Argine, dove c'è un'immagine che ho raccolto nel libro di una diavolessa, quindi chiaramente un demone in figura femminile, incatenata. Incatenata, secondo l'interpretazione data dagli studiosi, in quanto l'anno orribile del Friuli Venezia Giulia, il 1300, fu caratterizzato non solo da un terremoto, ma anche dalla peste. Il fatto di vedere incarnata la peste sotto forma di diavolessa e che è stata incatenata è anche di potrebbe essere anche di buon auspicio per questa epoca colpita, che ci ha colpito, insomma, perché sta a rappresentare il fatto che il male, quindi la peste, è stata debellata e è un'immagine bellissima. Poi esistono anche altre xilografie, dove delle donne colpiscono il diavolo utilizzando determinati strumenti. Questo perché lo anticipo, in quanto tutti quelli che noi potremmo definire, utilizzando un termine attuale, oggetti di reato, sono delle armi fondamentalmente che erano utilizzate dalle streghe. Quindi compaiono degli aratri, compaiono delle fedi, ma compaiono anche delle erbe che io in un capitolo specifico, proprio per mettere in evidenza cosa veniva utilizzato anche per curare, ad esempio, i soldati che erano nella fortezza di Marano o di Palmanova, per curare le armi da fuoco e le varie malattie, la febbre quartana, la scrofolosi ed altre, insomma, patologie caratteristiche dell'epoca. Tra queste erbe figura l'arnica, che è legata a doppio mandato a questa terra, perché era anche una terra di lupi nel Friuli Venezia Giulia, tanto che anche nella toponomastica è evidente dove erano presenti queste figure dei cacciatori effettivamente di lupi, ma oltre anche ad essere negli emblemi e negli stemmi delle famiglie come i nobili di Valvasone.
L'ardica era un'erba, in tedesco viene tradotta proprio come erba scaccialupi, e quindi è stata recuperata di essa la coltura in Piancavallo, per cui specifico effettivamente attraverso le parole, quello che conta è che io lo spiego attraverso le parole delle donne che erano processate. Esistono poi una serie di figure molto specifiche, tra queste delle figure lasciate appunto dal culto, dai Celti e dalle popolazioni germaniche, che rivivono oggi attraverso dei gruppi, ad esempio come gli Scaupatz-Teufel di Tarvisio, che erano le Perchten, derivano dalle antiche Olda, dall'antica Frau Perchta, la signora, la splendente, che aveva il compito di salvaguardare con i suoi fuochi dal male nel periodo più buio e più lungo dell'anno, più scuro dell'anno. E questo sappiamo bene, insomma, da quale motivo ti arriva. Queste figure si confrontano con le agane, che sono queste figure femminili ambivalenti, che possono essere buone ma anche cattive, di cui ci sono varie interpretazioni, che ovviamente fornisco nel libro, e che le confronto alle selchie, che sono delle creature sempre legate al mondo acquatico, che potevano essere ambivalenti e che in determinati periodi dell'anno si recavano sulla terraferma. Mettendo su famiglia anche e donando il loro sapere, ma allo stesso tempo potevano essere terribili nei casi in cui esisteva una violenza su una donna o quando esisteva un infanticidio, ad esempio. E queste figure sono effettivamente molto legate ad alcune zone del Friuli Venezia Giulia, non solo alla Carnia, ma anche alla zona di Casarsa della Delizia, cittadina nota per aver ospitato Pierpaolo Pasolini, e dove ho vissuto anch'io per 2 anni appena nata, quindi vediamo che questa terra per me è veramente ha un fascino incredibile. Ma anche a Polcenigo, dove esistono delle sorgenti di cui ricostruiamo l'origine, di una edicoletta, che poi scoprirete a chi era dedicata, e dove il fiume ha un nome femminile, la Liquenzia, quindi non la live il Livenza sarebbe, ma la Liquenzia. Quindi ecco tutto questo perché è funzionale ad arrivare a scoprire queste altre figure che si chiamano benandanti. Vi siete mai chiesti per quale motivo, quando uno è tanto fortunato oppure uno effettivamente è votato al bene, si dice: ah, sei nato con la camicia? Queste figure, questi benandanti, che erano sia maschili che femminili, erano delle persone nate con la camicia, ovvero avvolte dal liquido amniotico, dalla placenta, o da pezzetti di essa. Questa placenta dava un carattere forte e riconotava effettivamente della capacità di andare in strighezzo, citando testualmente i verbali, ovvero di fare in modo che combattessero contro le streghe. Tanto che una donna dell'area di Latisana, che si trova sul Mar Adriatico, vicino al Mar Adriatico, dirà effettivamente durante gli interrogatori davanti all'inquisitore: io ero convinta di essere dalla parte del bene. Mio papà mi aveva insegnato ad essere benandante, quindi noi curavamo quelle persone perché eravamo dalla parte del bene. Quindi c'è questa convinzione effettivamente di essere nel giusto. E non compaiono sempre quelli che sono i patti satanici. Compare, ad esempio, in un caso processuale, una abbadessa attorno alla quale tutte le persone si radunavano per portare degli omaggi e ricevere in cambio dei poteri fondamentalmente. Poi questi benandanti, studiati molto bene da Carlo Ginzburg, cambiano nel corso del tempo, ovvero da benefattori che ricevevano in dono questi pezzettini di placenta che erano stati custoditi e conservati dalla levatrice, che spesso era accusata di essere una strega, sappiamo, era un lavoro tipico. E nel 18° anno di età veniva appunto ridata
al benandante o alla benandante che avrebbe dovuto indossarla quando faceva questi combattimenti. E c'è un rituale specifico che io spiego e racconto attraverso le parole effettivamente della documentazione, su un altare dentro una chiesa in un determinato modo. Quindi io entro effettivamente molto nello specifico stavolta di quello che erano le pratiche, quelli che erano gli oggetti che utilizzavano. E questi benandanti poi nel corso del tempo cambiano come reputazione, quindi da guaritori, fondamentalmente persone, figure positive, arrivano ad essere denunciati da alcuni sacerdoti. E questo aspetto è veramente un altro degli aspetti particolari e unici di questa zona, perché diranno fondamentalmente di questi benandanti che non erano loro le persone da cui guardarsi, non erano le streghe andavano difese in qualche modo. E fondamentalmente, vediamo se trovo subito, in questa lettera leggiamo: con notabile scandalo e danno di quelle povere donne che da lui sono imputate. Ne parlo effettivamente di questo caso, chiamandolo proprio in difesa delle streghe, perché erano loro le persone che portavano scompiglio. E poi leggerete, ovviamente non vi svelo troppo nel libro, ma come effettivamente vengono definiti, come vengono trattati dopo. Per cui ecco che diventa un testo vivo questo, è un testo di ricostruzione storica fondamentalmente, no? Come molto spesso capita, e racconta quelle storie vere. Ho scelto ovviamente quelle storie più particolari, dove dopo aver dato un quadro di quello che era il sistema giudiziario, come funzionava il tribunale degli inquisitori in Friuli Venezia Giulia e quali erano i profili criminali di queste donne, perché utilizzavano delle erbe particolari, avevano anche delle professioni particolari. Queste professioni non sono soltanto quelle che noi conosciamo, no? Per aver costruito, che trovate anche nel mio primo saggio storico, quindi la levatrice, l'ostetrica, la guaritrice, ma esistono le erbere, ovvero quelli che effettivamente sapevano estrapolare i principi fitoterapeutici dalle piante, ma anche delle ostesse, delle muschiare, cioè delle donne che facevano i guanti. Soprattutto esistono delle ostesse di Spilimbergo, una ostessa in particolare di Spilimbergo, che viene accusata di essere una strega, che utilizzava i prodotti tipici anche di questa terra, perché utilizzava la vite vinifera nei suoi decotti, nei suoi rimedi, di cui parlo ovviamente specificando per quale motivo, anche abbastanza colorito molto spesso la terminologia che utilizzavano. E questi prodotti che poi però porteranno ad essere effettivamente a rimanere a bocca aperta le accusatrici, perché il mio è sempre un messaggio positivo. Sapete bene che a me non piace soffermarmi sulla morte, la tortura, ce n'è già abbastanza di queste informazioni. Andiamo a dare un messaggio storico effettivo, ma che sia, diciamo, di riscatto anche in qualche modo. Mi piace utilizzare questa parola. E quindi capiamo che alla fine questa donna viene scagionata e le persone che l'avevano denunciata rimangono, diciamo, molto scontente e succederanno altre cose. Pongo l'attenzione sui casi di Gemona del Friuli o di Udine, dove esistevano delle donne streghe che intervenivano a supporto delle altre donne soverchiate grandemente dai mariti, citando sempre il manoscritto. Perché queste donne intervengono prendendosi cura delle donne che erano state, diciamo, sottoposte a delle violenze domestiche. E anche lì scopriremo gli oggetti che erano impiegati insieme all'aiuto di un sacerdote. Anche questo aspetto va un po' contro i luoghi comuni, perché effettivamente molto spesso erano i tribunali civili quelli ad essere più severi con queste persone, quelli costretti a riintervenire. E parlo ovviamente dell'area del Friuli Venezia Giulia. E nel dettaglio ci sono poi anche delle formule magiche, delle formule che venivano messe insieme tra orazioni, preghiere e diciamo anche delle frasi in dialetto, che sono molto belle perché, non in dialetto, scusatemi, ma in lingua friulana, perché il friulano è una lingua.
è stato bello anche vedere come determinati termini siano caduti in disuso oppure siano ancora vivi. Mi sono fatta aiutare da molte persone del posto, molti ricercatori anche che mi hanno fornito le traduzioni di quello che c'era scritto, anche perché lavoriamo sui verbali, quindi molte volte le lettere non sono neanche così chiare, no? Oppure le doppie, oppure cambiano i nomi. E quindi ecco, ne viene fuori un panorama dove, ad esempio, esistono anche delle donne che sono intervenute utilizzando la lana socida, la calcina, le fave per favorire gli incantesimi d'amore, perché molte volte ci si rivolgeva alla strega per sopperire di determinati bisogni, ma anche per trovare l'amore o trovare un rimedio in qualche modo. Quindi io fornisco quelli che sono questi strumenti e queste formule, ma ci sono anche, non so, dei casi dove sempre queste eretiche vanno a intervenire con una formula apposita contro un marito che si era giocato tutti i soldi che servivano, poi vedrete, per acquistare un bene necessario alla sopravvivenza e che invece se l'era giocati al gioco d'azzardo. E quindi anche lì esiste una formula specifica, quindi lo trovo anche abbastanza attuale come storia, no? Come sempre. E, dopodiché, ecco, appunto, ci sono tutta una serie di immagini che rendono chiaro per quale motivo queste figure venivano chiamate anche donnazza, cioè donnaccia o donnicciuole. E non so, esiste anche tutta la descrizione di quelle che erano diciamo, gli incantesimi più comuni, o anche i pregiudizi più comuni, perché fondamentalmente queste persone venivano da fuori o non avevano figli, oppure erano comunque delle persone molto intraprendenti che, rimaste sole perché i mariti erano morti nelle varie guerre o perché comunque erano andati dispersi in mare, si rimboccano le maniche, possiamo dire, e quindi ecco che trovano anche degli espedienti, mettono a disposizione del prossimo delle abilità, un know-how incredibile, se andiamo a riferirlo, insomma, pensiamo a quanti secoli fa è avvenuto, che effettivamente poi troviamo funzionali, cioè le persone testimoniano che sono guarite, utilizzavano dell'acqua, utilizzavano il tamiso, ossia un setaccio particolare, grazie al quale trovavano anche gli autori dei furti, per esempio. Ma poi leggiamo anche le parole, no? Di questa, ad esempio, donna Polonia, che viene definita dal sacerdote in questo modo: donna, sei giunta a far ben volere agli morosi, cioè sei arrivata a fare degli incantesimi che hanno funzionato. Per cui lei a un certo punto, quando viene richiamata in chiesa perché la Vox Populi la voleva strega, padre, io sono quella Polonia tanto diffamata d'estrigaria et d'erbaria. La prego che voglia esaminar bella coscienza mia e se ho qualche peccato e se faccio qualche cosa che non sia da fare, me lo dica, perché io non la farò più e mi dia quella penitenza che merito. Cioè, a un certo punto cambiano le versioni, capiscono che forse è meglio se ritornano un po', diciamo, sui loro passi e quindi purtroppo confessano. Confessano, ma ottengono come pene, ad esempio, la biura. Quindi riporto tutta la formula con cui ammette le proprie colpe e riceve una soluzione che non è quella della morte. Purtroppo a Pordenone esistono anche delle donne, il caso di una donna che è morta in carcere mentre aspettava l'emissione del dispositivo della sentenza. Si sa, il sistema di custodia cautelare non era quello che già oggi comunque sì, è comunque lacunoso, ma era anche peggiore. Poi fornisco anche tutta la spiegazione di quella che era la magia divinatoria e terapeutica, come andava raccolta la radice della mandragora, per cosa veniva utilizzata ad esempio l'artemisia, quindi ad esempio contro il mal di matrice, la tosse e i calcoli. E anche tutto questo veniva
messo insieme a dei decotti, ad esempio per curare gli appetiti corrotti delle donne gravide. Quindi la donna è comunque una figura che chiedeva effettivamente supporto. Ci sono poi le immagini di alcuni erbari medievali, dove, è chiaro la raffigurazione della sezione della pianta che è l'iperico, quindi fuga demonum, con il demone che effettivamente scappa, guardandosi indietro dalla radice. Ma poi arriviamo anche a delle pratiche come quella del putto ispedato, si chiama, dove effettivamente non è la xilografia dei vari manuali successivi al Malleus Maleficarum, in cui le donne vengono raffigurate con questo calderone, con i serpenti, con i bambini, appunto, di cui prendevano l'unguento, eccetera. No, è una pratica molto antica che richiama l'utilizzo del fuoco e l'utilizzo di determinati strumenti antichi che servivano a fare in modo che i bambini crescessero sani e lontani, diciamo, in qualche modo dal male. E poi dedico molto spazio a quelle che sono appunto le professioni delle donne, quindi le tintoresse, per quale motivo erano state accusate, come si comportavano. Poi per arrivare a quella che è una figura, che era una figura colta, che viene chiamata disubbediente all'interno delle carte processuali. A San Daniele ed era Marta Fiascaris. Quindi anche qui c'è un dato caratteristico, perché fondamentalmente capiamo che non era la figura, l'eretica, non era la figura esiliata, abbandonata, che viveva ai margini del paese esclusivamente, ma era anche una figura centrale, una figura che portava disordine nell'ordine precostituito fondamentalmente. E quindi viene proprio chiamata nel 1651 da Barberini in questo modo: Marta Fiascaris è semplicemente pazza, si crede la quarta persona della Trinità. Quindi capiamo anche qui che quello che c'è nascosto dietro le carte va sempre interpretato con gli strumenti giusti e in modo approfondito e anche appassionato, perché diciamo quello che ha caratterizzato la mia decisione di continuare con questo mestiere, con questo lavoro, è stata proprio la passione. Quando metto mano a questi archivi e scopro tutte queste storie, io veramente ne divento entusiasta, ecco, da appassionata. Appunto, sono riuscita fortunatamente a legare, a incontrare persone stupende come te, Maurizio, anche gli altri d'Italia medievale, le altre persone che mi seguono e con cui collaboro ormai da tanto tempo, no? Nelle varie rassegne, dandomi patrocini, eccetera. Ma è il dato storico quello che a me lascia entusiasta, insomma, tutto il giorno. Talvolta trovo dei documenti un po' difficili, anche difficili dal punto di vista emotivo, casi in cui effettivamente ci sono stati, possiamo dire, delle violenze. Allora lì a volte devo prendere un attimino le distanze, ritornare indietro in quello che era il mio percorso professionale e trattarlo come effettivamente fosse una storia attuale, no? Poi arriviamo anche però a quelli che sono altri uomini, ad esempio lavoro sui processi contro i soldati che erano stati rinnegati dalla Serenissima. Capiremo per quale motivo erano stati rinnegati. Anche qui ci sono una serie di mappe che raffigurano Palmanova nel corso dei secoli, soprattutto in quelli in cui avvenivano questi processi. E ci sono dei soldati, ad esempio, che sono stati chiamati, sono stati scagionati perché di buon cuore. E capiamo in questo capitolo i motivi per cui però erano stati sottoposti a giudizio e da chi quello che avevano fatto effettivamente. Fornisce anche un quadro sui mercenari che erano attivi in questa regione, dove effettivamente, un uomo dirà: ho risoluto farmi cattolico. Poi c'è anche un caso molto molto particolare, che è quello di Petrus, un sacerdote, che si autodenuncia al Tribunale dell'Inquisizione perché aveva aiutato un suo amico a Venezia, lui era a Torcello all'epoca al lavoro, e a benedire una pietra, non vi dico che pietra è,
che l'avrebbe favorito nel gioco della vincita. Quindi anche lì aveva praticato un sacramento con tutto quello che gli oggetti, l'olio santo, l'acqua santa, il cero pasquale, eccetera, e per cui si autodenuncia quando capisce che forse era meglio chiarire la sua posizione quando rientra nel suo paese d'origine, Friuli Venezia Giulia. Purtroppo esiste anche il caso di un altro uomo che è stato sottoposto al rogo, che è Domenico Scandella di Montereale Valcellina, più noto come il Menocchio. Era una figura molto particolare, era un mugnaio, che argomenta bene le sue teorie su quelli che sono Dio, gli angeli e diciamo, le varie strutture religiose. E purtroppo è uno dei casi documentati di roghi avvenuti in Friuli Venezia Giulia. Poi c'è anche l'immagine di una strega, di una donna, scusatemi, che è stata ricostruita, quindi filologicamente corretto, attraverso la ricerca storica di quelli che sono gli usi e costumi di questa donna del Friuli Venezia Giulia del XVI secolo. Quindi è un libro molto vivo, ecco, possiamo dire così. Monia, starei ad ascoltarti ore, no? Bene, Bene, grazie. Sai che io poi quando lo vado. so, me ne sono accorto. Ma più che ascoltarti, bisogna leggerti, no? Quindi a questo proposito io ricordo il titolo del libro che è Streghe, eretici e benandanti del Friuli Venezia Giulia, processi, rituali e tradizioni di una terra magica, di Monia Montechiarini. Pubblicato da Intermedie Edizioni, 300 pagine per soli €14,90. Quindi, se volete trascorrere un'estate in compagnia di streghe, maghi, stregoni, beneandanti, eretici e quant'altro, avete trovato il libro che fa per voi, correte in libreria e compratelo. Io vi Bene. ringrazio tantissimo di questa presentazione, di aver accettato il nostro invito. Ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche tutte le altre video presentazioni che abbiamo realizzato in questo interminabile anno e mezzo di pandemia. E spero di rivederti presto e magari di riuscire anche a fare qualcosa in presenza prima o Beh, poi. sicuramente. Sono io a ringraziarti Maurizio, ringrazio veramente tutti e ovviamente come sempre mi trovate sui vari canali social o tramite Maurizio Galì, Italia Medievale e speriamo veramente di vederci molto molto presto dal vivo. Io ho ricominciato a fare le presentazioni ma sarò in Lombardia a settembre, quindi poi vi terremo aggiornati. Grazie mille ancora. Che me che sabaye no